territoriale resta un tema emergente per quest'isola. Cosa può fare l'Europa da questo punto di vista? Per quanto riguarda i trasporti marittimi, io sono una tragedia. No, o meglio, in parte. Problemi maggiori ce li abbiamo per quanto riguarda il traffico dalla Sardegna verso il continente, verso lo stivale italiano. Crede che gli operatori italiani abbiano fatto cartello, come si pensa in Sardegna? Hanno sbagliato nella passata legislatura, perché quando è stata venduta la Tirrenia, che prima apparteneva alle partecipazioni statali. Scelta che condivide? No, non ho condiviso assolutamente quello che è stato fatto. Avrebbero dovuto fare esattamente come abbiamo fatto per gli aerei, e ha funzionato. Fare in modo che si trovasse l'armatore in giro per l'Europa disponibile a garantire le frequenze maggiori, con la velocità maggiore e al prezzo più basso. Questo non è stato fatto, perché per vendere al meglio la Tirrenia lo Stato, complice la regione di allora, ha messo insieme la flotta della Tirrenia con le rotte. La regione deve negoziare ormai con gli armatori gli oneri di servizio pubblico, che riguardano sia le tariffe per i passeggeri e sia le tariffe per le merci. Deve negoziare i porti di destinazione, deve negoziare la frequenza, la velocità, perché comunque è diverso se una nave viaggia a 16 nodi all'ora o se viaggia a 28 nodi all'ora, perché vuol dire che i prodotti freschi arrivano il giorno dopo e non in seconda giornata. E deve negoziare quindi la periodicità, la velocità, la disponibilità, perché in certi periodi d'estate non c'è neanche la disponibilità, e il prezzo. E questo si fa dentro le regole europee dell'imposizione di oneri di servizio pubblico, che sono una deroga agli aiuti di Stato.